Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la guerra Russia-Ucraina. Putin: senza la Crimea e il Donbass un accordo è impossibile. Il presidente russo durante l'incontro col segretario dell'ONU dice: i colloqui vanno avanti, speriamo ci siano risultati positivi. Tanto Gazprom interromperà da oggi le forniture di gas alla Polonia e alla Bulgaria. Per il Regno Unito è legittimo da parte ucraina colpire il suolo russo con le armi ricevute dall'Occidente. Arriva subito la replica di Mosca: se vale la loro logica possiamo colpire anche noi i paesi della NATO. Intanto allerta rossa in Transnistria, colpita da vari attacchi. Berlino per Kiev, carri addestramento. Lavoriamo insieme ai nostri amici americani nell'addestramento di truppe ucraine ai sistemi di artiglieria su suolo tedesco. Lo ha detto la ministra della difesa Lamprecht al vertice straordinario di Ramstein sull'Ucraina. USA: aiutare l'Ucraina a vincere, non sottovalutare le minacce nucleari. Monitoriamo con attenzione e prendiamo seriamente le minacce nucleari da parte della Russia. Aggiornamento Covid: ci sono più casi, 29.575, 146 morti. Il tasso di positività scende al 16,2%. E arriva il via libera dell'Aula della Camera alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Il testo, approvato con 328 voti a favore, 41 contrari e 25 astenuti, passa ora al Senato. I deputati di Italia Viva si sono astenuti, contro hanno votato Fratelli d'Italia e Alternativa. Per quanto riguarda lo sport, gol e spettacolo nella semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, che finisce 4-3. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.